Piano di accoglienza per. Sì, l'abbiamo predisposto nell'incontro appunto che abbiamo fatto ieri. Abbiamo evidentemente ripreso quello che erano le buone pratiche degli sbarchi precedenti a Salerno e tutto il sistema della protezione civile, delle istituzioni della provincia di Salerno, sia pubbliche che diciamo caritatevoli, private, Croce Rossa, Caritas in primis, hanno risposto immediatamente. Quindi stamattina alle 5 è cominciato già il lavoro di predisposizione. È chiaro che la prima fase prevede tutta la parte sanitaria, che è parte consistentissima e rilevante, sia per la tutela dei migranti che stanno per arrivare a Salerno, sia per la tutela generale della salute. Poi ci sarà la parte dell'identificazione da parte della Questura e quindi la giornata si dipanerà. Poi dopo, in base al piano di distribuzione che perverrà dal Ministero dell'Interno, noi allocheremo i migranti secondo questo piano di distribuzione. Si conoscono le condizioni di salute, signor Prefetto? Ma guardi, non si conoscono approfonditamente, ci sono stati contatti con il bordo, con le persone che stanno a bordo. Non ci sono state segnalate particolari situazioni di fragilità. Comunque è chiaro, noi siamo qui proprio per accertarlo, anche con una consistente presenza sia di medici che di personale sanitario. Si sa se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci saranno altri sbarchi? Assolutamente, io non sono assolutamente a conoscenza di questo. Questo evidentemente è uno sbarco, è stato deciso a livello nazionale di portarlo a Salerno in considerazione anche della situazione ormai drammatica che c'è nei porti siciliani. Il porto di Salerno è stato individuato, noi ci siamo preparati per fare in modo che le cose ne vadano nel modo migliore possibile.